Un saluto a voi, seguaci di All Games Italia, o per meglio dire, quid agitis, seguaci di All Games Italia. Parlo latino perché il vostro Ogio, che sarei io, è tornato indietro nel tempo fino all'epoca dell'Impero Romano per mostrarvi Story of a Gladiator, un gioco di combattimento arcade che ci mette nei panni, guarda un po', di un gladiatore che da umili origini vuole assurgere al firmamento delle grandi stelle del mondo gladiatorio e finalmente esibirsi sul palcoscenico più importante che ci sia, il Colosseo di Roma, o Anfiteatro Flavio se preferite chiamarlo così. Il gioco, come dicevo, è un picchiaduro arcade piuttosto grezzo e non lo dico con intenti denigratori, ma penso che questo aggettivo descriva bene questo arcade perché non è dotato di una grande finezza nel sistema di combattimento, intendo dire. Perché, come vedrete, ci sono sì delle mosse speciali, ma non proprio bene implementate, non è fluido il combattimento, e inoltre ci sono anche dei problemi, per esempio con la hitbox, che danno un po' fastidio. Però tutto questo non ci impedisce di gettarci nell'arena per assaggiare un po' del pane quotidiano dei gladiatori, ovvero sangue e polvere. E tutto questo perché lo facciamo? Ma naturalmente per assaggiare quel nettare dolcissimo che è la gloria, con la G maiuscola. Tra pochissimo vi mostrerò un combattimento, ma vi racconto un attimo la storia che praticamente non esiste. Noi siamo un ultimo sopravvissuto di un villaggio di contadini che, come potete vedere dall'arma che impugna, una bella falce, se l'è portata da casa. L'ultima cosa che gli rimane, perché il manipolo di soldati romani che ha sterminato il villaggio non gli ha lasciato altro. Gli ha ucciso amici, famiglia, parenti fino all'ottavo grado, poi la mucca, le pecore, le galline e ha distrutto persino i fumetti di Asterix. Insomma, tutto quanto ha perso tranne questa falce che reca in mano e questo corpo che vedete qui scolpito di muscoli e nervi tesi che ha deciso di mettere in pratica gettandosi nella mischia. E tutto questo per diventare the best gladiator of the world. Ma procediamo con ordine ed entriamo nella città di Capua, Capua Nuova Guinea. Perché sapete, l'impero romano era vastissimo fino ad arrivare in quelle zone lontane. Allora entriamo a Capua e andiamo nell'arena dove vi mostrerò il primo combattimento. Ci sono tre campagne, al momento abbiamo sbloccato solo quella greca, e ogni campagna ha 12 giornate in cui dovremo metterci alla prova sfidando vari nemici divisi per ondate. Vedete lì sulla destra c'è un piccolo riassunto, non c'è l'italiano, ve lo dico già. E ogni giornata, se ci vedrà vincitori, se perdiamo moriamo, ma nel livello in cui sto giocando, che è quello intermedio, possiamo riprovare quante volte vogliamo, se risulteremo vincitori, il pubblico e i giudici ci daranno una stellina per il nostro impegno, quindi se faremo veramente bene, ci daranno 3 stelline, altrimenti ce ne daranno meno. Le stelline servono come moltiplicatore per il bonus di esperienza e sono relative semplicemente a quanta salute avremo alla fine del combattimento. Ora ve ne mostro uno che non ho ancora affrontato, il combattimento IX, o 9 se siete particolarmente ferrati in latino, e quindi via! Grandi strombazzamenti, vedete la grafica, è una grafica 2D a sprite che ricorda un po' i titoli Vanillaware, ed eccoci qua. Abbiamo vari nemici, vediamo se riusciamo. Eccolo là. Sono particolarmente forte perché ho giocato molto spesso questo gioco. No, molto spesso, ho giocato già molte avventure, no, molti combattimenti. Scusate se adesso non parlo più fluidamente, ma mi sto concentrando, vedete, ho questa mossa. E sapete perché faccio la mossa per andargli da dietro? Perché ho sbloccato il colpo alle spalle che ha il triplice percentuale di danno. Wow, vedete, quella pietra era rivolta a uno dei miei nemici, perché il pubblico che parteggia per me lancia pietre verso verso i miei nemici e cibo e danari verso di me. Quindi, ahia, avete visto lì c'è stato un problema con la hitbox per entrambi. Ohia, aio. Allora, questi scudati, eccoli qua, 2 andati, eccoli qua, pim. Allora, inoltre la grezzità
l'essere grezzo di questo gioco si ripercuote anche sulla sua intelligenza artificiale. A volte i nemici, anche se io sono stordito, e lo sono spesso, ve lo assicuro, non mi attaccano. Si limitano a guardarmi, forse impietositi o forse... boh, non so, non riesco a trovare un perché non mi attacchino. Comunque adesso... ah, ecco, vedete, sono esausto e non mi attaccano, vedete, è un po' strana la cosa. Sto cercando di usare la mia tecnica speciale della decapitazione. Ecco qua, bang! Ecco, mi piace sempre finire un combattimento decapitando il mio nemico. Sì, 3 stelle, grande! Come vedete, sono migliorato incredibilmente. Era la prima volta che affrontavo questa giornata di combattimenti. Qua dico ritorno a Roma, ma sappiamo benissimo che siamo in Nuova Guinea. Eccoci qua. Abbiamo finito questa cosa, abbiamo recuperato dei denari. Denari, a cosa ci possono servire questi denari? Ma naturalmente per comprare nuovi oggetti, come armature, scudi nuovi e armi. Allora io gli scudi in realtà non li sto usando, perché la parata non mi è ancora risultata troppo digesta, non sono ancora riuscito a integrarla bene nel mio stile di combattimento. Però possiamo comprare una nuova armatura, dovrei avere abbastanza denari. Eccoci qua, così almeno copro il mio ghigno. In realtà posso scegliere varie opzioni. Ah, vedete, posso cambiare le varie cosine. Se mi piace di più il gonnellino blu, blu di All Games Italia. Anche il cimiero lo mettiamo blu. Anzi no, teniamo dorato, blu e oro, che sono appunto i colori di All Games Italia. Quindi eccolo il nostro nuovo aspetto. Poi abbiamo questo venditore di ninnoli, che ci permette di avere dei bonus all'interno del gioco, che vengono sbloccati quando servono. Qui abbiamo il pizzicagnolo che ci vende un po' di cibo. Lì c'è carne, ma qua di carne non ce n'è. Ah, possiamo prendere anche acqua che ci dà un po' più di energia. Però costa tantissimo il cibo, quasi più delle armi, quindi rinunzio. Poi possiamo anche comprare degli oggettini da usare nell'arena, che sono dei consumabili. In realtà praticamente possiamo comprare una serie di lance che potremo lanciare verso i nostri nemici. Che strano, vero? Poi abbiamo il nostro amico lanista, che ci permette di migliorare il nostro set di abilità. Vedete, ce ne sono 12 con vari livelli di bontà o di approfondimento, che dir si voglia. Io ne ho sbloccate soltanto alcune e come vedete ho potenziato al massimo il colpo alle spalle. Poi c'è anche la possibilità di parlare con la sacerdotessa per ricevere il favore degli dèi. E questo gattino ci ricorda che possiamo comprare anche un gattone, una tigre, domestica, fra virgolette, che ci accompagnerà nei combattimenti. Finora non è ancora stato sbloccato questo negozio, ma probabilmente più avanti lo sarà. Questo allegro scrivano mi ricorda i miei successi e soprattutto i miei insuccessi. Oh, 50%, quindi siamo proprio a pari. Cos'altro dire di questo gioco? Beh, non c'è molto altro da dire perché il gioco è più o meno tutto qua. Quindi, beh, faccio ancora un combattimento e poi in realtà io potrei già salutarvi. Però, insomma, non c'è molto da dire. Il gioco, secondo me, è anche divertente. Deve essere migliorato, calibrato meglio, ho risolto alcuni problemi. E può essere un gioco piacevole, non certo un capolavoro, secondo me. Però si lascia tranquillamente giocare. Anzi, no, dai. Ho finito in gloria, diciamo così, ho vinto il combattimento con 3 stelle, per cui faccio un video più breve del solito oggi e vi saluto e vi rimando al prossimo video dopo la sigla finale. Se vi è piaciuto questo video mettete un like e lasciate un commento. Non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale e se vi va veniteci a trovare su allgamesitalia.net o sui nostri profili social. Io sono Ojo e vi do appuntamento al prossimo video.